Siamo con Luca Calabretta, il capitano della Planet Catanzaro, seconda uscita stagionale, vittoria qui in casa con la lista 79-67. Come giudichi la prova, insomma, della tua squadra? Allora, è stata una partita maschia, dura, combattuta, dall'ultimo. Abbiamo peccato all'inizio di poca intensità, infatti abbiamo sofferto i lunghi della Vis, ma pian piano abbiamo iniziato ad alzare l'intensità come abbiamo fatto nella primo test amichevole con la Viola e abbiamo portato a casa la partita. A che punto è il processo di crescita di questa squadra della Planet? Siamo un gruppo molto giovane, composto da molti ragazzi. Abbiamo iniziato da 2 settimane, ancora c'è molto da fare, però l'atteggiamento è quello giusto e stiamo lavorando molto bene settimanalmente per poter iniziare bene il campionato. Ecco, oggi avevate contro Skurdauskas, un centro abbastanza dominante. Cosa giudichi la sua prova e cosa pensi della DIS, cosa potrà fare in questo campionato di Silver? Sicuramente abbiamo sofferto molto lungo della VIS, anche perché era molto più grosso rispetto ai nostri lunghi. Alla fine siamo riusciti con degli adeguamenti difensivi a diminuire la sua forza sotto canestro. Penso che la VIS in questo campionato può fare molto bene, perché è una delle squadre più forti, secondo me, insieme a Rende e Lamezia, e può giocarsela fino all'ultimo. Ok, un'ultima cosa, tu quest'anno sei il capitano della squadra, raccogli la pesante eredità di Gianluca Carpanzano, insomma un motivo di soddisfazione in più e anche di orgoglio per te. Sì, sicuramente per me è un orgoglio questo ruolo che mi è stato affidato dalla società e dai compagni. Sono molto felice e onorato di poter fare il capitano nella mia città, e sostituire Carpanzano è molto difficile, che aveva un grande peso nello spogliatoio, però sto cercando di dare il mio meglio per poterlo sostituire il prima possibile e al meglio. Ok, grazie mille.